Ben ritrovati a Mattina 9, un ospite femminile. Vi ho precedentemente annunciato l'importanza che hanno le bomboniere. Adesso ci appropinquiamo a quelli che sono gli eventi del matrimonio, le cerimonie, le comunioni e quant'altro. E come lasciamo i nostri commensali, i nostri invitati, i nostri ospiti? Ma semplicemente con un gesto d'amore, quale ovviamente la bomboniera, che molte volte riflette chi? Riflette la nostra personalità, ma bisogna ovviamente omaggiare i nostri ospiti. E appunto quest'oggi a Mattina 9 un ospite femminile, un'imprenditrice femminile con noi. Abbiamo Giusy, buongiorno, benvenuta. Buongiorno Mariu, buongiorno. Nostra imprenditrice, benvenuta a Mattina 9, perché oggi parliamo anche di un'eccellenza, perché tu sei una realizzatrice, un'eccellenza possiamo dire campana di bomboniere. Ma queste bomboniere sono particolari perché? Perché sono realizzate in finissima porcellana, qua è la porcellana di Capodimonte. Noi sappiamo che la porcellana di Capodimonte è un vero e proprio vanto, no? Della nostra tradizione partenopea, nasce addirittura con la famiglia, con la corte dei Borboni, per cui questo è un vanto che si ripercuote ancora al giorno di oggi, siamo nel 2016, e qui appunto a Mattina 9 noi abbiamo portato tutto ciò che riguarda la tua creazione, la tua eccellenza artigianale. Ci vuoi parlare un po' di queste bomboniere? Sì, sicuramente. Intanto volevo salutare tutti i telespettatori che ci seguono e un ringraziamento particolare a Canale 9 che mi ha invitato e che io felicemente, insomma, ho aderito. Hai accettato questo invito. Noi siamo contenti di averti qui, Giusy, e di vedere le creazioni. Io direi, ecco, immediatamente la regia superlativa, come sempre, già sta facendo vedere le immagini di queste bomboniere realizzate con, abbiamo detto, la porcellana di Capodimonte. Andiamo a spiegarne immediatamente qualcuno, perché noi donne siamo curiose, Giusy, siamo curiosi di conoscere, vogliamo vederle, vogliamo viverle anche, toccarle con mano, perché poi dobbiamo venire ad acquistarle. Quindi di quale bomboniera vogliamo parlare? Mi piace questa qui, che abbiamo visto immediatamente, perché mi rimanda alla nostra Napoli, all'idea della nostra Napoli, questo mare, questa location che comunque ci appartiene, ed è realizzata, abbiamo visto come, in porcellana? Questa è realizzata in porcellana di Capodimonte e con le vele in vetro decorate. È una creazione della Marta Creazioni, che è un'azienda che io collaboro da un po' di tempo ed è un'azienda che io sono felice oggi di rappresentare qui. E sono prodotti artigianali di alto pregio artistico realizzati da maestri artigiani e la particolarità di questa bomboniera che mi è chiesto è proprio quella di essere un veliero, sì, che ci ricorda la nostra bella Napoli, ma soprattutto un profumatore diverso da tutti quelli che vediamo comunemente. Eh sì, perché questo è un profumatore, quindi molte volte sposiamo l'aspetto estetico, il gusto, la raffinatezza, ma anche la funzionalità della bomboniera. Quindi in questo caso abbiamo anche il profumatore, quindi ha una vera e propria funzione. Ma Giusy, io ti volevo chiedere innanzitutto, e siamo curiosi di saperlo noi donne, insomma, che un po' siamo anche noi artigiane, come nasce una bomboniera? Ma una bomboniera ha vari cicli di produzione e l'artigiano innanzitutto viene creata la forma dell'articolo dopo il design, perché la prima fase nella realizzazione della bomboniera è il design, e nel caso specifico uno proprio dei titolari dell'azienda Marta Creazioni, Roberto Bracale, che si occupa del design e della realizzazione dei modelli. Una volta creato il disegno artistico dell'oggetto che si vuole realizzare, poi viene creato il modello, quindi con l'aiuto di un modellatore dal modello poi si passa alla forma e poi infine alla realizzazione del pezzo finale della decorazione. Hai parlato di Marta Creazioni bomboniere, ma il tuo ruolo all'interno di Marta Creazioni come imprenditrice qual è? Io collaboro con diverse aziende, tra le quali appunto Marta Creazioni. Il mio ruolo è quello di rappresentante, infatti loro per la rete vendita si avvalgono di determinati rappresentanti, io mi occupo in particolare della Campania, quindi della distribuzione degli articoli ai vari negozi e anche ovviamente di effettuare fiere di settore dove viene presentato l'articolo. Ma la forza vincente di Marta Creazioni, cioè quello con la quale si distingue da tutte le altre aziende, è che personalizza molto l'articolo, quindi se tu sei in cerca di un articolo creato apposta per te, Marta Creazioni è l'azienda giusta. Quindi un fiorellino che magari mi viene da realizzare, io basta che vada da Marta Creazioni e lei riesce a realizzarlo. Non solo, ma anche partendo dalla
l'articolo base. Oggi si sa che ogni cerimonia, ogni evento ha un tema di base, quindi se tu hai un tema e lo presenti al negoziante, Marta Creazioni lo può realizzare sia nei colori proprio dell'oggetto, quindi cambiando proprio il colore base che ha creato. Il cliché abituale, il colore che magari uno scontatamente pensa di adottare. Invece sì, ma anche nelle decorazioni, quindi se tu hai scelto una location di mare, magari si possono inserire gessetti a tema marino, come qui possiamo vedere. Spieghiamo proprio nel dettaglio proprio una bomboniera, in questo caso marina. Questa in realtà è una partecipazione, perché Marta Creazioni regala vicino ad ogni bomboniera partecipazione e segno costo. E questo lo dobbiamo dire? Sì. Quindi ripetiamo perché insomma chi ci sta ascoltando in questo momento, in seguito all'acquisto di che cosa? Della bomboniera. Di Marta Creazioni, la bomboniera è corredata da partecipazione e segnaposto che vengono regalati, omaggiati nell'evento, e anche questi vengono personalizzati, perché in base al tema tu mi dici: io ho fatto il tema blu, il tema cipria, noi andiamo a cambiare il colore della pelle. Abbiamo quattro colori di base che sono quelli del momento, quindi il cipria, il tortora, il panna e il mare, ovviamente, come in questo caso. Ma se hai una richiesta particolare, per esempio l'altro giorno un negozio ci dice: ma la nostra sposa ha fatto il Tiffany, come... Esatto, il Tiffany è un colore che tra l'altro si portava anche l'anno scorso, l'anno 2015. Sì, e continua ancora ad andare. E ce l'ho io tra l'altro con il Tiffany oggi, quindi... Sì, infatti sei a tema. E l'azienda, senza alcun problema, ha detto: io ordino la pelle Tiffany e accontento la cerimonia. Ma una cosa ancora più bella è la realizzazione degli iniziali, le iniziali degli invitati, cioè le iniziali degli sposi in questo caso, ovviamente, della comunione, del diciottesimo, dipende poi l'occasione per la quale è acquistata la bomboniera. Quindi la personalizzazione va oltre che negli iniziali, anche poi ovviamente nella scelta del gessetto, certo. Che possiamo scegliere il tema marino, come abbiamo detto prima. Dipende dall'evento, Giusy, vero? Sì. Però adesso ho detto che ci appropinquiamo a quelli che sono gli eventi, le cerimonie. Abbiamo i battesimi, abbiamo le comunioni, abbiamo i matrimoni, i diciottesimi. Quali sono le bomboniere che consigli? Le comunioni soprattutto. Le donne adesso non hanno idea che cosa devono regalare. Volendo andare in tema, al passo con i tempi, a passo con la moda, vogliamo dare un suggerimento, proprio un'icona che in questo periodo va appunto di moda? Per ogni settore, quindi il matrimonio ad esempio, cosa potrebbe andare di moda? Ma in realtà non c'è una bomboniera che va in base alla cerimonia, quindi se matrimonio, diciottesimo, è quello che piace. Anche se, vedendo gli ordini dei vari negozianti che arrivano, tu prima hai toccato la bomboniera giusta, cioè nel senso, ecco, dove si ha la maggiore difficoltà solitamente per i maschietti, le comunioni maschietti. È vero, mentre... quello è un problema, la comunione del maschietto. Cosa regalare agli ospiti quando il bambino maschio fa la comunione? Ma chi lo sa? E la bomboniera più scelta oggi è appunto il veliero per i maschietti, sta andando tantissimo alla grande. E oltre a questo, il mio consiglio è quello di dare soprattutto bomboniere rigorosamente made in Italy, prodotti artigianali, prodotti di elevato valore artistico, perché questo è quello che ci porta a un ricordo indelebile della cerimonia. Certamente. Nel tempo presso i nostri ospiti. Quello che poi vediamo davanti è un sacchettino. Questo diciamo che può essere utilizzato come sacchettino portaconfetti, quindi magari da donare non agli invitati, ma dei magari colleghi di lavoro, qualcuno che ci ha fatto gli auguri. E anche questo possiamo personalizzarlo con le iniziali e con il gessetto a tema in base alla cerimonia. Certo, che andiamo. Realizzate anche delle ballerine, perché oggi in questo periodo ci sono anche delle diplomande, no? Ballerini di danza classica, quindi c'è anche la richiesta. Sì, la richiesta di ballerine, ma non solo per danza classica, ma proprio anche per le comunioni femminucce, per dire, le scarpette molto da richiesta. Punta, che potrebbe essere un'idea. Sicuramente. Anche per le bambine che insomma fanno la prima comunione. Sicuramente. Ma Marta Creazioni, anche tu Giusy Creazioni, qual è l'elemento che vi contraddistingue rispetto all'interno di questo mercato, oramai la concorrenza è ampia, no? Qual è l'elemento che vi contraddistingue rispetto ad altri? Sicuramente il vostro punto forza. Il punto forza sicuramente
il Made in Italy, il prodotto curato, ma in particolare quello di creare delle aziende satelliti dove Marta Creazioni si appoggia, anche perché Marta Creazioni è un'azienda che esiste da appena 5 anni, ma che in questi 5 anni ha fatto passi da gigante e infatti ha dovuto accrescere il numero di operai per soddisfare le esigenze proprio delle richieste della clientela, e quindi la costituzione di queste aziende satelliti artigiani a cui loro si appoggiano. Soprattutto che questo è un settore artigianale, quindi non solo permette la possibilità di trovare uno sbocco occupazionale, ma di poter ancora una volta coltivare questa maestria che quindi, come dicevo prima, appartiene a noi napoletani, a noi del sud, perché ci ricorda addirittura la corte dei Borboni, quindi ancora è un elemento di vanto perché c'è una crescita, c'è quindi l'intenzione di conservare la nostra lavorazione della bomboniera e quindi della porcellana di Capodimonte. Sì, infatti Mario, non ti nascondo che ultimamente abbiamo avuto richieste anche da paesi esteri, ma non solo Spagna e Grecia, dove la cultura della bomboniera è ben radicata, ma anche ultimamente dalla Germania, certo, dalla Gran Bretagna, dall'America e per finire Australia e persino Africa. È vero, perché amano la porcellana di Capodimonte, voi quindi rispettate quelli che sono i crismi antichi, i nostri vecchi crismi. Vogliamo dare anche un contatto? Allora, se volete vedere da vicino queste bomboniere perché non sapete cosa comprare, non sapete cosa acquistare in occasione di queste cerimonie, io vi do alcune informazioni. Allora, sulla pagina di Facebook c'è Marta Creazioni Bomboniere e lì ovviamente ci saranno tutte le immagini, vero? Inerenti alla tipologia, alle varie tipologie di bomboniera, e poi c'è anche il sito www.giusicreazioni.com, Giusi con la Y, www.giusicreazioni.com, e vi lascio anche il numero telefonico 081 01 21 503, ripeto 081 01 21 503, o anche il cellulare 392 72 78 950. Quindi questi i contatti per contattare immediatamente Giusi e avere quindi il primo approccio, la prima conoscenza con questa meraviglia, questa nostra la meraviglia appunto delle porcellane di Capodimonte. Cosa vogliamo consigliare ai telespettatori di Mattina 9, Giusi? Perché contattarti? Ma a parte che sei molto solare, quindi hai davvero abilità, anche competenza professionale, perché la competenza professionale oggi è un elemento che anche contraddistingue rispetto alla concorrenza, no? La sicurezza e la possibilità di affidarsi ad esperti nel settore, quale sei tu, quale stai dimostrando in questo momento. Diciamo una parolina ai... Sì, intanto io sono nel settore delle bomboniere da oltre 25 anni, sono stata nominata consigliera della FIRB, Federazione Italiana della Bomboniera e del regalo, e gestisco l'azienda appunto Giusi Creazioni, con la quale mi occupo di produzione e distribuzione di bomboniere e articoli da regalo prevalentemente Made in Italy. Ma il consiglio nella scelta della bomboniera è quello che prima poc'anzi io dicevo, di affidarsi a prodotti particolarmente artigianali, quindi la nostra eccellenza è il Capodimonte, una delle nostre eccellenze napoletane, ma soprattutto di quella che ultimamente per fortuna sta perdendo piede, ed è la bomboniera che arriva dall'estero, quella cinese, che non è altro che una volgare imitazione delle nostre bomboniere e con le quali sicuramente si fa una pessima figura nel donarla ai nostri ospiti. Certamente, ma noi qui a Mattina 9, ma non solo, proprio i telespettatori di Mattina 9 sono ospiti speciali, sicuramente tutti quanti che lottano per il Made in Italy in tutti i settori, sia quello dello stile, quello dell'abbigliamento, quello del make-up. Noi consigliamo sempre vivamente il Made in Italy, perché il Made in Italy, ripeto, è un'eccellenza italiana, ma è un'eccellenza appunto che si afferma nei mercati internazionali, come appunto dicevi prima, scelta appunto da personalità provenienti da tutto il mondo, quindi abbiamo detto New York e anche altri posti, vero? Sì, Inghilterra Australia. Francia, Australia. Quindi allora andate sulla pagina di Facebook Marta Creazioni Bomboniere, oppure sul sito www.giusicreazioni.com, e vedete questa bellezza, questa meraviglia. Grazie Giusi per essere intervenuta a Mattina 9 ed averci illuminato gli occhi con le tue bellissime e meravigliose porcellane. Grazie. Grazie a voi. E il tema ridenti ancora persiste qui a Mattina 9, perché tra poco ci alleteremo con dei noti melodiosi, quali quello del quartetto, un quartetto musicale, quindi restate con Mattina 9, non ci abbandonate. Pubblicità, grazie.